Salve a tutti e ben ritrovati all'angolo dell'Etrusco con il nostro amico Massimo che sta direzionando la Eh sì, oh. telecamera. Ecco, Sì, più centrale. più centrale, sì, come quelli ci mancano in difesa. Ecco, Sì. una volta li chiamavano stopper e libero. Stopper vuol dire il fermatore, cioè il Stop. bloccatore, no? Lo stoppatore, insomma, lo stoppatore che è impersonificato da Babbo Natale, Sì. il quale Babbo Natale, insomma, per l'ennesima volta toppa la partita a Milano, perché gli era già a Milano comunque con le milanesi, gli era già capitato l'anno scorso con l'Inter in Coppa Italia a Milano, con un pasticcio clamoroso e l'Inter segnò l'1-0. Poi un altro pasticcio al ritorno in Coppa Italia, Fiorentina-Inter 0-1. Poi con il Milan quest'anno uno svarione insieme al suo collega Comotto. Broccolotto, detto anche Omotto. E due pasticci insieme, Ibrahimovic fa una mezza rovesciata e la butta dentro. E poi naturalmente, sempre per par condicio, un altro mezzo pasticcio con il super pazzo, sempre più scatenato, il pazzo scatenato, che già ci segna Sì. che ricordiamo il tifoso della Fiorentina, no? Il simpatico Monsummanese, mi pare. Eh Ecco. sì. Fiorentino e tifoso della Fiorentina, insomma, e quindi questo è quanto. A Napoli direbbero core ingrato, core ingrato. Allora, infatti Inter Fiorentina è finita 3-1, 3-1 con la Fiorentina che ha avuto più palle gol dell'Inter, no? L'hanno contate addirittura 8. L'Inter mi pare ne abbia avute 6, però la capacità realizzativa è l'Inter 50%, Fiorentina un ottavo, L'ottavo quindi de 12 15%. per Sì, esatto. Ecco, scarsi. scarsi, poi c'è sempre questo problema di personalità, insomma, non c'è carattere. Non c'è carattere, diversi giocatori non. Lo diceva Kemianovic, no? Li tratti male e si mettono a piangere. Ecco. Io mi metto a piangere quando Mihajlovic mette la squadra in campo, però insomma, vedere il gioco di Mihajlovic sempre, non è mai come dire, un gaudium. Allora, cosa c'è da salvare da questa gara? C'è da salvare un'ottima prova di Gilardino, grande movimento, una traversa, un gol e poi un miracoloso intervento di Julio Cesar sul pallone di Mutu, cioè il passaggio di Mutu, e però era sbagliato, non è riuscito a dirigere bene questa palla per Gilardino, insomma, gliel'ha messa troppo sotto e allora il portiere ha potuto fare un intervento prodigioso, no? Comunque, grande Gilardino, secondo me 7, ma io direi addirittura 8. 8 perché, insomma, ha retto l'attacco da solo contro la squadra campione del mondo, no? Sia pure uscente, ma già uscente perché. Eh sì, Per il ormai mondo uscente non può più non può più, difendere il no. titolo. Ecco, e poi ancora una volta l'orologio svizzero Berami. Perché l'orologio svizzero? Vediamolo, perché intanto il svizzero perché è Precisione. svizzero. Precisione e poi non si ferma mai. Gli orologi si sa che seguiranno ad andare, no? E sempre carico, insomma, un orologio sempre carico. E ancora da rimarcare Ceci, il nostro Cerci, detto Ceci, Winston Ceci, o anche Bruno Conti dei poveri, o Pure. di Valmontone.
Due punti va a Montone, sì. L'Arri di Valmontone. Ma io mi ho sentito dire il Bruno Conti dei poveri. Ah, pure. Sì. E Ceci ha passato la palla per Girardino, il quale ha colpito di testa e ha preso la traversa. Sì. E poi comunque continua questo momento positivo, però ricordiamo che le partite che contavano Ceci l'ha fallite quasi tutte, eccetto la prima non in Napoli. E quindi bisognerà rivedere Ceci, questo noi continuiamo a dire che queste partite non contano un tubo. Ormai. Al massimo possano contare per arrivare ottavi, che vuol dire ottavi posizionarsi bene per la Coppa Italia, ecco. No? Ma quindi diciamo, Ceci va rivisto l'anno prossimo ai blocchi di partenza. Poi ora passiamo alle note negative. Allora, il reparto difensivo è naufragato, come spesso gli capita contro le grandi sfide, e è tornato Babbo Natali, e poi è sempre per par condicio l'uovo di Pasqual, che non è andato un bene, un granché, insomma, no? L'uovo di Pasqual si è trovato in difficoltà perché c'era Maicon, insomma, che stantuffava come un forsennato. Poi male anche il simpatico Gatto Silvestro, Silvestri, De Silvestri anzi, Gatto De Silvestri, il quale io ho guardato un po' le pagelle che ha preso quest'anno, cioè non è mai riuscito a prendere 6, cioè almeno quelle su Fiorentina.it non è mai riuscito a beccare una sufficienza. Accidenti. Secondo me lo Tito ci ha tirato un bel bidone. Il simpatico latinista lo Tito, sai che il latinista lo Tito ha tutte queste frasi un po'. In latino, sì. Sì, nomina sunt consequentia rerum, e cose del genere. Nomina sunt consequentia rerum, potremmo dirlo dei gamberini, perché i gamberi si sa fanno passi indietro. E purtroppo il gambero quest'anno ha fatto diversi passi indietro, anche lui. Non ha convinto nemmeno in questa trasferta. Ma Camporese, si è vaporizzato. Vaporizzato. Però sembra che Camporese sia impegnato la primavera e sta cercando di qualificarsi per le finali a 8. Ho capito, ma può giocare uguale. Ma tanto si è già capito che questo allenatore. No, noi abbiamo già capito che questo allenatore non va bene per la linea verde. Ma aveva detto lanciamo i giovani. Sì, ormai l'ultimo giorno. L'aveva detto 10 domeniche fa. No, aveva detto dopo la partita. No, si era detto una volta raggiunto una quota, diciamo, non salvezza ma tranquillità, che erano 35 punti, a 35 punti si cominciava a dire guarda, ora si può lanciare qualche giovane, ora siamo a 40, ma 50 punti, 49, 50 punti ancora lì. Buonanotte giovane, sì, giovani, sì. Io rimetterei Marchionni. Sì. Ma dai, per così, come dire, fresche l'ova, no? Come si dice a Brozzi, fresche l'ova, visto che è passata Pasqua da poco. Ma il peggiore in campo è stato il simpatico Birraio Vargas. Birraio perché era uno che aveva tanta birra, no? In corpo, cioè, insomma, uno che, no, anche lui negli anni passati andava alla grande, ora invece sembra l'abbiano visto in un chiosco fuori San Siro a pigliare la birra. Cioè, in campo c'era, va bene, insomma, sì, per l'ennesima volta siamo usciti con l'ossa rotte e non c'è niente da fare. La vecchia Fiorentina magari faceva pena tutto l'anno, però praticamente tirava delle staffilate tremende alle grandi squadre, non esiste più. Non esiste più, ti fa annoiare, vero, questa squadra. Infatti vedo che sbadigli proprio. Allora, a questo punto a noi non ci resta che parlare ultimamente del premio del cavolo. Che io ho due segnalazioni.
in questi ultimi giorni. Allora, no, ce ne ho anche tre. Ora mi ricordo una di signor 3F Furio Valcareggi. Allora, Un'altra chicca, eh? sì, Sì, un'altra chicca. furetto. Allora, c'è, sì, l'hanno chiamato anche in un altro modo ora. Il Furio Furioso, c'era Furioso. Orlando Furioso, perché quando lo contestano, sì, un po' insomma, si adira. Allora c'è Mencucci che ne ha tirate fuori una delle sue, no? Mencucci è l'amministratore delegato della Fiorentina. Addì, sì. L'AD, sì. Allora, Mencucci ha dichiarato che, considerando tutti i problemi avuti, ha dichiarato settimana scorsa, io l'ho letto su fiorentina.it il 4 in data 4 di maggio, no? Ha dichiarato, considerando tutti i problemi avuti, alla Fiorentina do un bel 7. Ecco, allora. Ma Posto. io direi anche 10 e Ah, vai. anche 20, considerando che razza di dirigenti abbiamo, cioè, Sì. fortuna siamo finiti in Serie B, ma siamo stati addirittura ultimi in Vai questo su. campionato, battuti dalla Sampdoria. Vi ricordate la funesta domenica? Io ho avuto degli incubi in quella domenica, non ti dico. Ma fa conto che i film di un Freddy Krueger siano. Cartone No, esatto, no, siano come dire delle scenette tipo Pianello e Mondaini, animali. ti ricordi? ti ricordi, no? Le scenette dei mattatori lì della TV. Ecco, allora lui dice da un bel 7, insomma, a parte gli scherzi, tutti gli obiettivi sono stati falliti quest'anno, perché fallito il quarto posto dichiarato, perché Mihajlovic Sì. a inizio campionato ha dichiarato, senza nessuno, poi mi pare che Jovetic fosse già fuori quando l'ha dichiarato, no? Fuori causa. Si ha detto il quarto posto, poi ha cominciato a parlare di quinto posto, quindi fallito anche il quinto posto largamente, fallita la qualificazione all'Europa League in modo diretto, fallito anche il settimo posto, che poteva dire forse Europa League se il Palermo non arrivava in finale come oggi. Ecco, è fallita anche la Coppa Italia, che siamo usciti in maniera indecorosa a Parma. Ti ricordi quando Santana si levò la maglia? C'era meno 5, meno 5. Ecco, poi dopo si è raggelato tutto insieme. Si è Ci hanno fatto due ghiacciato dopo. gol in 2 minuti, è supplementari, pensate. E quindi sono stati falliti tutti gli obiettivi, ce n'è rimasto uno solo, che è quello della possibile mancata qualificazione della Juve alla Champions League All'Europa, e poi poi all'Europa League si stampa lo champagne, sì, perché bisogna festeggiare, ormai Champions è League non ce quasi la fanno più, fatta. Allora, perché gli mai. abbiamo fregato qua alla Juve, ha perso 4 punti con noi, udite udite, l'abbiamo persa anche noi, a me. Ma tanto a noi non ci sarebbero valsi a niente, invece alla Juve è distante 5 punti, in questo momento 5 punti dall'Udinese, eh? Quindi gli mancano quei 4 punti con i quali avrebbe potuto ancora sperare. Quindi questo è l'unico obiettivo per ora centrato, per ora. Ma insomma, allora la realtà è che questa stagione è da 4, è da 4 come i discorsi di Mencucci che francamente, insomma, non hanno convinto nessuno, non solo quelli di parterre, no, quelli di parterre della Fiesole, mi pare. Oh, c'è un gruppo parterre, è diventato famoso questo gruppo, no? I non tesserati del parterre, giusto? Allora, praticamente lo contestano, l'hanno presa contro Mencucci, no? Questi, cioè, lo tartassano, lo martellano, insomma. Ma io direi comunque Mencucci, io non ho ancora sentito un tifoso uno e mi pare bene di Mencucci. Mencucci, sì. C'è anche chi lo chiama in un altro modo, ma questo non si può dire. No, no, quello non si può dire. Quello non si può dire, via.
Lasciamo perdere, eh? Allora, il calciomercato. Ah no, aspetta, c'era l'altra. Ah, questa è bella, l'altra per il premio del cavolo. Marco Bucciantini, sai chi è Marco Bucciantini? È un giornalista dell'Unità e interviene spesso a Radio Viola, trasmissione di Lady Radio. Allora, il 7 di maggio ha dichiarato questo, ha tirato fuori questa affermazione strabiliante, no? Ha parlato di Marchionni. E ha detto: Marchionni, se sta bene, ha classe, personalità, visione di gioco, talento. Questi sono i giocatori che ci sono mancati durante la stagione. Meraviglioso. Ma pensa te, questo Marchionni è un fuoriclasse e nessuno se n'era accorto. No, aspetta, ce n'era uno e se n'era accorto. Sai chi era? Giuseppe Calabresi, giornalista di Repubblica. Ma dal momento in cui l'ha detto, Marchionni ha tirato fuori una serie di prestazioni, tutte al massimo quattro. Cioè, si beccava sempre quattro in pagella. E Giuseppe Calabresi è quello che disse nella famosa estate del 2002, te la ricordi? Quando la Fiorentina fallì a causa di un certo consumatore di zafferano, Giuseppe Alavesi continuò a dire, a pochi giorni dal fallimento: ragazzi, io sono convinto che alla fine Cecchigori porterà i soldi. Si è visto, no, come andrà a finire. Allora, quindi io direi, io voto Marco Bucciantini per questa, che addirittura riuscì a sopravanzare le mencucciate di Mencucci. E tu chi voti? Secondo te? A pari merito. Più o Più meno o meno sì. sono due belli sfondoni a tutti e due, quindi C'è l'imbarazzo, c'è dell'imbarazzo della scelta, sì. perché che Marchionni ci abbia personalità, anche addirittura visione di gioco. Va bene, allora a pari merito si che vince Bucciantini, e quest'anno non ha mai vinto, perché facciamo vincerà anche lui, insomma, no? Però comunque, ma se no si potrebbe darla a pari merito, diamola a pari merito. Allora, Mencucci e Bucciantini, Bucciantini, Mencucci, Sbucciantini, si sbuccia una banana, va bene. Allora, a questo punto non abbiamo terminato qui, perché ora si apre la pagina del calciomercato. Dolenti note anche qui, perché le ultime di calciomercato vedono la partenza quasi certa di Montolivo. No? E destinazione sembra Inter, i campioni del mondo uscenti. Poi Vargas sembra sia cercato dallo Zenit. 20 milioni di euro. Accetteresti questa cifretta? Chissà, dopo un'annata così forse. Allora, poi c'è Gina che forse. Girardino continua a dire, ma l'ha ripetuto ormai, che vuole restare, vuole restare, vuole restare. Insomma, io lo farei restare volentieri, però se deve passare un'altra annata da eremita, insomma, voglio dire, appunto, viandante nel deserto. Comunque lo sta cercando la Juve, dalla quale potremmo chiedere Matri, che ha segnato anche con il Chievo ieri, no? E poi non gli è servito un tubo. Povera Juve. Devono consolarsi con noi. Pensa dove sono finiti i nostri amici gobbini. Si consolano con il fatto che sono davanti alla Fiorentina. Certo, anche con il Chievo vanno a inventare un rigore per farvi vincere. Sì, oggi c'è E scritto chi, Neuro Juve. chissà quanto. Sì, vanno a far visita a Sgarbi. Va bene. Allora, dunque, C'hanno la peggio difesa delle partite in casa sì, la peggior difesa in casa, di campionato. esatto. Quindi, poi è cercata anche in Francia, chi Sì. era? Marsiglia E Lione, e sì. Lione.
Poi Santana, il chitarrista alla Roma. Santana dovrebbe andare ai giallorossi, Sì. dei giallorossi di Benedetto, giusto? Dona della Genoa. Donna della Genoa e poi Frey e Mutu, sempre per parlare dei grossi, grandi giocatori. Dovrebbe Frey e Mutu dovrebbero restare rimanere. e Mutu. c'è, insomma, ci sono voci intorno a Mutu, ma queste voci a me non mi convincono per niente, no? Non mi convincono per niente perché chi mai potrà pensare di comprare il nipote di Edmundo, che insomma ha oltretutto uno stipendio di 2,4 milioni netti. Poi a grane con il Chelsea, come dire, infortuni a ripetizione, fisicamente è iniziato il suo declino perché si è visto a San Siro, ha dovuto giocare, è un uomo da 20 minuti ormai, 20-30 minuti, a San Siro l'ha dovuto schierare per mezz'ora, insomma non era assolutamente in condizione di reggere 90 minuti, insomma. Edmundo, cioè no, scusa, il nipote di Edmundo, cioè Mutu, secondo me resterà al 90 per, no, io direi 99%, mettiamoci l'1% così tanto perché non si sa mai, eh? Allora, riguardo a Montolivo, io ti dico che Montolivo è una cosa ridicola aspettare di definire la questione Montolivo a 6 mesi, a un anno dalla scadenza del contratto, che in realtà vuol dire 6 mesi, perché tra 6 mesi Montolivo può decidere di andare dove cavolo gli pare, capito? Allora, siccome Montolivo, ah già, poi c'era la cavolata di, c'era lo sfondone di Furio. Lo sai che ha detto Furio Vaccareggi? Ha detto che riguardo a Montolivo, che ormai il valore di Montolivo è stato ammortizzato, no? Cioè loro l'hanno comprato, per 5 anni l'hanno tenuto, dice, quindi il valore di Montolivo è stato, come dire, già ripartito, no? Quando si fa l'ammortamento si ripartisce il costo per anno, no? Ma scusa, ma Vaccareggi, ma questo è un giocatore che vale 15 milioni d'euro. Ma con i contratti in scadenza, santo ti danno? 0 euro, è vero o no? Ecco, allora, come si fa a dire non ci si rimette? Dice no, non ci rimettiamo nulla perché abbiamo l'ammortamento e stava già, il costo del Montolivo è già stato ammortizzato. Cavolo, e lo so anch'io, tu l'hai ammortizzato. Non so, mica, voglio dire, qualche operazione matematica la so fare anch'io. Ma un conto è ammortizzare, un conto è guadagnarci e fare le plusvalenze. Qui plusvalenze si fa zero. Ecco. Allora ripassati la matematica. Forse questi sfondoni non esiste più. Dice la Fiorentina, la società coi conti più in regola. Sì, io conto in regola, nonostante che abbiamo venduto il Super Pazza 8 e preso D'Artagnan Felipe a 9. Il contratto di D'Artagnan Felipe, sai quando scadrà? Nel 2014. Altri 3 anni con D'Artagnan. Boh. Allora sì. Ecco, è il Visconte Bragelonne, capito? Vabbè, insomma, allora io suggerirei, anche se penso tu sia d'accordo, almeno su due nomi per questo mercato, succederei Palombo, che con la Sampdoria a rischio Serie B probabilmente verrà via la Sampdoria, e Diamanti del Brescia, e ha segnato anche nell'ultima partita, no? Diamanti poi è un pratese, che figurati se non verrebbe a giocare a Firenze, che dici Vicino te? a A casa sua. Poi io suggerirei anche Huntelaar, ma lì bisogna vedere che stipendio c'ha. Huntelaar sarebbe mica male.
E poi proverei Sovavaca, perché lo voglio mandare, ma dove? A fargli fare la fine di Carmine, ha capito? E riprendere Papa Vaigo. Cioè Marchionni andrà a fare, non andrà in qualche ritiro, qualche buon ritiro, buon ritiro lì in campagna tra le colline e via. Santana andrà via, ma ragazzi, stiamo rimpiangendo Santana, uno che su 5 anni ne ha fatti uno. Cosa mi state dicendo, eh? Ma cosa mi dici mai? Diceva dopo Gigio. Ecco. Allora, io non rimpiangerei né Santana né tantomeno Marchionni, e proviamo questo Ceci e riprendiamoci Papa Vaigo. Sulla fascia destra siamo già coperti. E poi provare fin Babacar, perché no, insieme a Girardino, per fare tutto questo bisognerebbe cambiare l'allenatore e soprattutto il direttore tecnico, che tra poco ricomincerà a svolazzare per gli oceani, il Dinamico Corvo. I biglietti aerei del Dinamico Corvo sono già pronti. E allora a questo punto noi vi salutiamo perché è tardi e si vuole Quasi andare a mezzo. letto. Buonanotte a tutti dall'Etrusco Viola e da Massimo. Arrivederci, e sempre forza Viola, te ne può più, mai una soddisfazione. Ciao.